Dall'Evangelo di Gesù Cristo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù diceva a quei giudei che gli hanno creduto: «Se voi dimorate nella mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità, e la verità vi darà libertà». Gli ribattono: «Seme di Abramo siamo noi, e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Tu come osi dire diventerete liberi?» Replica Gesù: «Amen, amen vi dico, chiunque fa il peccato è schiavo del peccato. Ma mentre lo schiavo non dimora per sempre in famiglia, il figlio vi dimora per sempre. Se dunque il figlio vi darà libertà, sarete liberi davvero. So bene che siete seme di Abramo. Voi però cercate di uccidermi, perché la mia parola non trova spazio in voi. Io comunico quello che io ho visto presso il Padre, e dunque anche voi cercate di fare quanto avete ascoltato dal Padre». Gli ribattono e dicono: «Abramo è il nostro padre». Dice loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ora invece cercate di uccidere me, uomo che vi comunica la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del padre vostro». Gli dicono: «Noi non siamo mica nati da prostituzione. Un solo padre abbiamo, Dio». Dice loro Gesù: «Se Dio davvero fosse vostro padre, certo mi amereste, poiché da Dio sono uscito e vengo. Non vengo da me stesso, ma Lui mi ha inviato». Nell'uditorio di Gesù ci sono alcuni giudei che restano increduli, ma ce ne sono altri che aderiscono alla parola di Gesù. Tuttavia anche questi, di fronte alla rivelazione dell'identità di Gesù, restano sconcertati e finiscono per non credere. Il racconto di oggi ce lo testimonia. A quelli che hanno creduto, Gesù dice: «Se voi dimorate nella mia parola, sarete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi darà libertà». Cioè, Gesù dice: «Se voi sarete assidui alla mia parola, se voi restate fermi nella mia parola, se voi custodite la mia parola e la osservate, allora davvero sarete miei discepoli». E in questo discepolato conoscerete la verità, che non è un'idea astratta, che non è un'ideologia, ma che è una persona, che è il Cristo stesso. Ed è questa verità, questa persona, Gesù Cristo, che vi farà liberi, vi darà la libertà. Ma a queste parole quei giudei si sentono offesi, perché si vantano di essere figli di Abramo. Sovente nei Vangeli noi abbiamo la testimonianza di questo orgoglio. Noi siamo figli di Abramo, e dunque se siamo figli di Abramo siamo per questo giustificati. No, nel Vangelo si dice che Dio, figli di Abramo, li può anche suscitare dalle pietre. Nel Vangelo si dice che i figli di Abramo possono anche essere esclusi dal banchetto del Regno dei Cieli.
e accanto ad Abramo è possibile che vengano a sedere molti dall'Oriente e dall'Occidente. Essere figli di Abramo non può essere un privilegio, non può essere una garanzia. Bisogna esserlo nello spirito, bisogna esserlo nel comportamento, bisogna esserlo nell'azione. Ecco allora che Gesù replica a quei giudei con autorevolezza: Amen, amen, io vi dico, chiunque fa il peccato è schiavo del peccato. Ecco la schiavitù da cui il Cristo vuole renderci liberi, liberi dal peccato, liberi dal cadere nel peccato. Perché soltanto quando uno è libero dal peccato veramente vive come figlio. E Gesù qui ci dà un'immagine straordinaria. Ci dice che in una famiglia chi si sente schiavo non dimora sempre, non resta sempre, prima o poi se ne va. Solo chi si sente figlio in quella casa, in quella famiglia, ha il desiderio di abitarci sempre, di restare sempre. Immagine straordinaria, perché ci rivela la situazione di tanti cristiani che non si sono mai sentiti a casa loro nella Chiesa o nella comunità cristiana, e prima o poi se ne vanno perché il loro stare era nient'altro che schiavitù, e se ne vanno per cercare una libertà che non hanno mai conosciuto. C'è una grande verità in queste parole di Gesù, che dovremmo ricordarla anche oggi nella nostra vita cristiana. Ma Gesù dice poi a quei giudei: io so bene che voi siete seme, discendenza di Abramo, però voi in realtà volete uccidermi perché la mia parola non trova spazio in voi. Io comunico quello che ho visto presso il Padre. Voi invece cercate di uccidermi perché voi non avete ascoltato il Padre e non avete ascoltato me. Gli ribattono e gli dicono quei giudei: ma noi abbiamo Abramo come nostro padre. E Gesù allora: se voi foste davvero figli di Abramo, voi avreste il comportamento di Abramo. Invece voi cercate di eliminarmi, cercate di non ascoltare la mia voce. Dunque, voi non siete figli di Abramo. Voi fate le opere del padre vostro che non è Abramo, ma è il diavolo. Voi avete come padre il diavolo. Parole terribili, parole durissime. E Gesù è obbligato a porvi come un sigillo le parole: se Dio fosse vostro padre, voi mi amereste, perché io sono uscito da Dio, vengo da Lui, sono stato mandato da Lui. Io non vengo da me stesso, non ho una parola mia, non ho una missione mia. È Lui che mi ha mandato, ma voi non mi accogliete. Dunque, non potete essere figli di Abramo né figli di Dio, ma figli del diavolo. Come
We stand.